In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo coprispalle ai ferri che io ho deciso di chiamare Alta Marea. Questo perché ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Alta Marea, che se ricorderete ho già utilizzato per poter creare il maxi pull. L'altra volta ho utilizzato il colore 16, questa volta ho utilizzato il colore 100, che è uno dei nuovi colori che ci è arrivato e che io trovo spettacolare. Guardate che bellissime sfumature ha, del verde, verde marino, è bellissimo. Per poter realizzare questo coprispalle, che è una taglia M, perché non è proprio una S, è molto largo, però l'ho cucito un po' di più sulle maniche per poterlo indossare, avere quindi qualcosa di molto morbido addosso, io ho utilizzato quattro gomitoli lavorando con i ferri del numero 7. Come sempre in descrizione vi lascio il link al sito Incentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori, e sapete che ce ne sono tantissimi. Anche se il filato è un filato in lana, è il 20% lana merino, vi posso assicurare che questa creazione io la sfrutterò tantissimo in questo periodo, perché sappiamo che fa ancora freddo, però anche per chi abita in montagna o per chi comunque va in zone in cui la sera cala molto l'umidità, questo coprispalle sarà perfetto anche per poi essere sfruttato durante tutta l'estate. Questo perché ho scelto un punto abbastanza forato e comunque essendo lana e non essendo lungo lungo lungo, vi permetterà comunque di far passare aria ma non tantissimo, quindi veramente perfetto per essere sfruttato anche in estate, ma soprattutto in questo periodo o comunque inizio settembre, quando inizierà a fare un po' più freschetto. La lavorazione è semplicissima perché sono quattro giri che vanno sempre ripetuti. L'unica cosa, essendo il primo e il terzo ferro molto simili tra di loro, mi raccomando, ogni volta che finite uno dei quattro giri mettete un marcatore in modo da non sbagliare se per caso dovete abbandonare la lavorazione per fare altro, giustamente, e quando riprendete in mano i ferri potreste sbagliare. Quindi il mio consiglio è, se dovete mettere da parte un attimo la lavorazione perché dovete fare altro, di mettere un marcatore che vi ricordi che avete fatto l'ultimo giro e quindi dovete rifare da capo. Comunque, come potete vedere, la lavorazione è molto bella e permette comunque di mettere in risalto il filato, che io trovo, come vi ho detto, veramente spettacolare. Detto ciò, spero che anche questo semplice coprispalle vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle, ve lo faccio vedere perché volevo farvi vedere bene la sfumatura come viene lavorando ai ferri il filato Alta Marea. Questa volta io ho optato per il colore numero 100. Allora, per realizzare il nostro coprispalle, io vi dico già che ho montato sui ferri del numero 7, eccolo, 60 maglie. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2, quindi mi raccomando, se voi la volete fare più stretta o più larga, dovete andare a tenere presente che dovete allargare o stringere in base a un multiplo di 2. Mettendo 60 maglie, a me il coprispalle è venuto largo circa 60-62 cm, ma non mi ricordo benissimo. Quindi, se volete farla più stretta, mettete meno catenelle, se volete meno maglie, se la volete fare più larga, mettete più catenelle, più maglie. Sono fissata con queste catenelle, scusatemi, più maglie. Quindi per una taglia M, secondo me 60 maglie comunque vanno bene. Per una taglia L vi consiglio di andare a mettere 66 maglie. Se siete una XS, perché tenete presente che il mio coprispalle è più una taglia M che una S, quindi se siete una XS o una S e lo volete un po' più stretto, andate a montare 54 maglie. Detto ciò, andiamo a lavorare. Vi ricordo che lavorerò col numero 7 e io ho montato 10 maglie per farvi vedere la lavorazione. Sono 4 giri, di cui il secondo e il quarto si lavora tutto a rovescio, quindi molto molto semplice, e andiamo a fare il nostro primo giro. Per prima cosa realizzo un gettato sul mio ferro destro in questa maniera, e adesso vado a lavorare 2 maglie insieme a diritto. Un gettato e ricomincio da capo. Vado a lavorare 2 maglie insieme a diritto. Gettato e di nuovo 2 maglie insieme a diritto. Gettato
E di nuovo 2 maglie insieme a diritto, gettato, e andiamo a prendere le ultime 2 maglie e le lavoriamo a diritto. Quindi ricordatevi sempre, il primo giro si inizia con un gettato e si termina con 2 maglie insieme lavorate a diritto. Secondo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare tutto al rovescio, quindi lavoro tutti i miei ferri al rovescio in questa maniera e continuo a lavorare così per tutto il mio secondo giro, quindi lavoro tutte le maglie, anche i gettati, al rovescio. Quindi vedete, il secondo giro è veramente molto molto semplice. Terzo giro e questa volta si inizia con le 2 maglie alte lavorate insieme a diritto. Quindi prendo 2 maglie alte e le lavoro insieme a diritto, gettato, e di nuovo prendo 2 maglie alte e le lavoro insieme a diritto, gettato, e lavoro 2 maglie insieme a diritto. Ancora gettato e lavoro 2 maglie insieme a diritto, gettato, lavoro le ultime 2 maglie insieme a diritto e vado a fare un gettato. Per fare il gettato io prendo il filo, vedete, faccio questo movimento e chiudo. Se non vi piace potete fare il semplice un cappio, quindi andiamo a fare in questa maniera. Girate sempre il filo, prendete il filo, lo mettete qui e scusatemi, dicevo, prendete il filo, lo girate, fate uscire il cappio, lo mettete sull'uncinetto, scusate, sul ferro e tirate come preferite. Ricordatevi sempre solo che il terzo giro si inizia con 2 maglie insieme a diritto e si termina con un gettato, quindi esattamente l'opposto della lavorazione del primo giro. Una volta terminato anche quindi il nostro terzo giro, andiamo a fare il quarto e ultimo giro, e che è uguale al secondo. Andiamo a lavorare tutto a rovescio, quindi entro nel gettato e lavoro a rovescio. Vado dove ho la maglia successiva e di nuovo lavoro a rovescio, gettato e lavoro a rovescio. Ancora maglia a rovescio, gettato a rovescio, maglia a rovescio, gettato a rovescio, maglia a rovescio, gettato a rovescio, maglia a rovescio. Quindi questi sono i 4 giri che dovremo andare sempre a ripetere. Mi raccomando, segnatevi sempre, meglio segnarvi su un fogliettino, che il primo giro dovete iniziare con un gettato e si termina con 2 maglie insieme a diritto, mentre il terzo giro si inizia con 2 maglie insieme lavorate a diritto e si termina con un gettato. Vi faccio rivedere un attimo il primo giro in modo tale da rendervi conto. Quindi noi andiamo a fare il nostro gettato, prendiamo 2 maglie, scusatemi, e le lavoriamo insieme a diritto, gettato, e di nuovo 2 maglie a diritto, gettato, e continuiamo così. Quindi vedete, la lavorazione è molto semplice. Vi devo dare un consiglio: quando andrete a lavorare la vostra stola, per non sbagliare scoprispalle, vedete che bella la lavorazione che viene, è forata però è molto anche compatta. Quando andrete a lavorare, mi raccomando, segnatevi con un marcatore ogni volta che finite 4 giri, in modo tale
che se dovete sospendere la lavorazione e ricominciarla dopo diverse ore o anche il giorno dopo, vi ricordate che al marcatore avete lavorato l'ultimo giro, quindi il quarto, e che dovete ricominciare da capo. Cercate di non fermarvi al secondo giro, perché poi va a finire che non ve lo ricordate che vi siete fermati al secondo, a meno che non ve lo appuntate da qualche parte. Quindi io vi consiglio che se dovete terminare la lavorazione, di terminarla sempre dopo il quarto e ultimo giro e di mettere il marcatore in modo da ricordarvelo. Caso mai, se non potete farlo perché andate di fretta e avete fatto soltanto due giri o un solo giro, mettete un marcatore e scrivetevi un appunto in modo tale da non sbagliare, non dover sfilare la lavorazione, perché sfilare questo tipo di punto è veramente difficile. Detto ciò, quindi io una volta fatto ciò ho lavorato la mia coprispalle, e andando avanti con il video saprete anche per quanto ho lavorato e per quanto sono andata a cucire le mie maniche. Ho terminato di lavorare in lunghezza il mio rettangolo e io l'ho fatto lungo 130 centimetri, lavorando sempre con un uniferite numero 7 e circa 4 gomitoli. Adesso io dovrò andare a chiudere la mia stola, perché alla fine la farò una stola coprispalle, quindi la chiuderemo in questa maniera. Noi facciamo combaciare i lati più corti, quindi da questa parte e anche da questa parte. Adesso metterò dei marcatori e la proverò in modo tale da decidere se cucire soltanto qui, in modo da lasciarla bella ampia, o se cucire qualche centimetro in modo da renderlo proprio un coprispalle più che una vera e propria stola. Devo ancora decidere. Adesso comunque vi ripeto che io ho lavorato per 130 centimetri, vedete la stola, vedete che bel punto e quanto è comunque molto leggera, e adesso andrò a decidere quanto cucire e naturalmente vi farò sapere se ho cucito soltanto qui all'angolo o se ho cucito per qualche centimetro, naturalmente dall'esterno verso l'interno. Ho terminato di cucire anche le maniche. Alla fine sono andata a cucire per 25 centimetri sia da questo lato che da quest'altro lato. Non penso che farò un bordino intorno allo scalfo di tutto il mio spalle, magari metterò soltanto il panno sopra e passerò il ferro senza vapore per appiattire il bordo, perché fare comunque un bordo di maglie basse non mi piace tanto, quindi preferisco lasciarlo così com'è. Mi piace comunque questo effetto un po' virgolato che è venuto fuori dal punto. Quindi diciamo che comunque la nostra coprispalle è terminato.